La giornata di prevenzione per l'emergenza neve inizia così, qui al Campidoglio. Per prevenire che ghiacci sulle scalinate del Campidoglio, sei detenuti del carcere di Rebibbia sono stati liberati appositamente con un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza per poter venire qui a dare una mano alla protezione civile. Qui c'è la mobilitazione generale, ci sono anche i detenuti di Rebibbia, che volontari che sono venuti a dare una mano. Ringraziamo la magistratura di sorveglianza che ha permesso tutto questo. È uno dei tanti segnali di una città che si mobilita. Stefano Ricca, direttore della casa di reclusione di Rebibbia. Lei ha consentito, insieme al Tribunale di Sorveglianza, ovviamente, a questi sei detenuti di venire qui a dare una mano per l'emergenza neve. Con qualche patema? Ma no, assolutamente, noi siamo sperimentati da questo punto di vista, i detenuti partecipano già da tempo ad altre iniziative in collaborazione proprio con l'amministrazione capitolina di assicurazione del decoro, di siti archeologici, pulizia dei medesimi. Quindi per noi questa occasione è quella di dimostrare che i detenuti possono essere utili alla collettività, in qualche maniera, diciamo, cercare di restaurare il danno che gli stessi hanno apportato, quindi anche un discorso di giustizia riparativa, offerta di servizi al cittadino, ci sembra che sia una buona risposta da poter assicurare. Casa Monica. Casa Monica di Casa Monica. Sì. Il nome di battesimo? Guido. Guido. No, il Guido quello vecchio però, non quello giovane. Il Guido vecchio. Allora. Ciò dica lei, allora, Guido. Casa Monica, anziano. Quello anziano, perché ce n'è un altro più Sì. giovane. Lei sta per finire la sua. Ho Lei sta per finire fatto il suo. 12 anni, sì. 12 anni, sono quasi, sono 8-9 permessi che faccio e penso di farcela quest'anno. Quest'anno dovrebbe tornare a casa. Penso di sì. Che aspettative ha per il ritorno a casa? Aspettative di trovare un lavoro. Se la possibilità ci danno un lavoro, le cooperative si facciano sì cooperative, comunque a campa si campa, male e bene si campa. Signor Sindaco, grazie a lei di tenere sempre presente che questo può essere una risorsa e non un peso per la collettività. In effetti, lei è stato nostro graditissimo ospite, ha offerto altre opportunità lavorative ai detenuti. Ormai, anche con il sovrintendente Brocchi, sono 2 anni che va avanti il progetto di Fori Imperiali e Esatto, al Teatro di la Marcello. Feinamedia E poi abbiamo, dobbiamo. diciamo, quel discorso di potenziamento con l'attività di pulizia pure delle ville storiche, lei sa bene. Senta, lei ha un cognome impegnativo perché qui i giornali parlano spesso di voi. Così, però non bisogna fare tutto in erba un fascio. Abbiamo anche da brava gente a mezzo a noi. Ci sono tanti bravi ragazzi, bravi cristiani e brave famiglie che a volte ci etichettano un po' troppo. E questo ci fa male. Tutti pensano a voi come ad una banda di zingari, No, non diciamolo. esiste, non esiste. Clan non esiste, non è esistito mai clan. Si etichettano questo clan. Ognuno faceva badiamo le nostre famiglie. Poi c'è il peggio, c'è il meglio, c'è il peggiore. Lei che lavoro vorrebbe tornare a fare? I cavalli. Il mio mestiere è stato sempre i cavalli, di 7 generazioni. Cavallaro. Avevo i colli da trotto. Faccio il commerciante di cavalli, la droga non c'entra niente, la famiglia soprattutto, non entra niente con la droga. E questo è bene che lo sappiano tutti, che non bisogna mai generalizzare. Su tutte le razze del mondo non Senta, bisogna ma mai. per lei venire qui e lavorare, e Sì. imbracciare anche la pala. Per me mi sta bene, non è un'infamità abbracciare la pala, è un lavoro dignitoso. Ai ragazzi, ai giovani di Casa Monica, ma a tutti i giovani di Roma che in questo momento non sanno cosa fare, dove andare a lavorare, eccetera, lei che cosa consiglia? E consiglio di trovarselo, purtroppo non è facile trovare un lavoro oggi come oggi. Non è facile perché c'è tanta, diciamo che esiste un po' di povertà, la crisi sosteniamo un po' tutti, si sente la crisi. A trovare un lavoro, soprattutto un singolo, non è facile, soprattutto in Casa Monica, non è facile. Però dando un impegno un po' positivo anche dello Stato, penso che arriverebbero a trovare, mi va fuori dei ragazzi giovani che a volte si buttano sulla droga e questo fa male a noi soprattutto anziani, che ci duole, ci colpisce molto al cuore, che non vorrei mai che esistesse questo alle razze nostre. Lei ama i cavalli. È un amore eterno, vengo di 7 generazioni di cavalli.
da padre e madre. Ecco, quindi anche ai giovani non sarebbe il caso di consigliare di amare il proprio lavoro? Sì, amare, però non è facile, non è facile. Il prodotto cavallo non è facile perché adesso tassano anche i cavalli, i mercati non, quasi, non esistono quasi più, i poveri non stanno chiudendo perché i miei figli soprattutto hanno lavorato sempre in posto, si sono fatti grossi all'ippodromo, hanno cresciuto all'ippodromo, ho avuto i cavalli allevatore, sono stato allevatore, c'avevo i cavalli due stalloni, era impegnativa le giornate mie. Però qualcosa ha sbagliato alla fine. Certamente, qualcosa ha sbagliato. Ho sbagliato e lo sto pagando, ho pagato 12 anni, non ho fatto mica omicidio io, e neanche stupro, e neanche violenza, non ho ammazzato nessuno e soprattutto non ho spacciato mai droga, perché quello che per me non voglio, altro non devi fare. Dico bene. Grazie. Buona giornata. Buon lavoro. Grazie anche a lei.